Questi sono gli highlight con Concetta Monguzzi, sindaco di Rissone, sindaco della capitale del mobile, che abbassa la bandiera, e la regia di PMG Sport ci propone già la testa della corsa. Nella prima metà della tappa di 100 km e 100 metri da Lissone a Carate, il vantaggio delle tre atlete al comando, Nadia Quagliotto, Letizia Borghesi e Chiara Perini, ha sfiorato i 5 minuti. Poi, sulla spinta delle ragazze della Canyon, la squadra della leader in classifica, Casia Neviadoma, il margine è diminuito. Naturalmente Canyon preoccupata dal dilagare del tentativo della Quagliotto, per molti chilometri virtualmente maglia rosa in questa edizione del giro organizzato dalla 4R. Nel finale il margine diminuisce, la Quagliotto è partita con un ritardo in classifica di 3.35, qui c'è l'errore di percorso da parte di alcuni motociclisti e delle fuggitive a 18 km e 500 metri circa dalla conclusione. Fortunatamente non è successo nulla di grave, si ricompatta il terzetto che mantiene un vantaggio cospicuo fino a Triuggio, Albiate e a Carate Brianza. Ci sono ancora Alena Amialiusi e le altre atlete della Canyon che fanno l'andatura. Qui c'è il passaggio al Gran Premio della Montagna a Besana Brianza, il paese del corridore professionista Nizzolo. Vince il GPM di terza categoria Borghesi davanti a Quagliotto e a Perini, che stenta un po' a mantenere il ritmo delle due compagne di fuga. Poi c'è la concorrente con il numero 161, Sophie De Wist, che va a conquistare la quarta piazza e pertanto due punti, si assicura la maglia verde alla cerimonia di premiazione leader in classifica generale. Passiamo ora alla volata conclusiva in via Cusani. Parte con estrema decisione la trevigiana Nadia Quagliotto, è nettamente prima, si volta, controlla la situazione, poi guarda la pedaliera, rinviene fortemente, esce dalla sua scia Letizia Borghesi e c'è la Quagliotto che purtroppo alza un braccio, non l'avesse mai fatto, viene superata proprio sulla linea con un principesco colpo di reni alla Maspes o alla Sercù da parte di Letizia Borghesi. Per Letizia è il giorno più bello della vita sportiva, logicamente. Noi ci congratuliamo anche con la sua splendida famiglia. Prima Letizia Borghesi, seconda Quagliotto, terza Perini, media della vincitrice 40.085. E sappiamo che il collegio dei cronometristi assegna un ritardo di 42 secondi alle atlete che allo sprint si contendono la quarta posizione. Lo sprint per il quarto posto lo domina Marianne Vos, pertanto quarta a 42 secondi Vos, quinta la canadese Lea Kirman, sesta la trevigiana Soraya Paladin, settima Annemiek van Vleuten e in classifica generale rimane prima la Neviadoma con 20 secondi sulla Ludwig, terza è Marianne Vos a 25, quarta Alena Amialiusi a 40, quinta Omer Shapira che è israeliana a 44 secondi, sesta Ashley Molman Pasio a 45 secondi, settima Annemiek van Vleuten a 47 secondi.